Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e ridi e scherza, siamo arrivati al 30° episodio sulla mappa Italia, quella che ho chiamato il bel paese. Oggi velocemente cosa faremo e di cosa vi parlo? Ovviamente vi parlo di Farming Simulator 22, tante le novità, novità che riguardano anche diciamo i miei video, specialmente per gli abbonati che ho fatto questo videocorso per Blender, è iniziato in realtà. E avete visto, mostrato alcune cose, poi ve ne parlerò anche di questo. Nella puntata andremo a raccogliere finalmente i balloni fatti con la Galignani che ha fatto il terzista. Devo arrivare io col 180-90 e col Fattori, quindi libero sfogo a tutti questi cavalli, che dovrò anche abbassare il volume perché veramente è esagerato, però intanto che registro di solito me lo godo sempre. E in più, cari miei, oggi doppio appuntamento, perché sì, siamo qua alle 11 e qualche minuto a far vedere il video della serie, ma alle 2 esce un nuovo video aggiornamento della mappa Italia per Farming Simulator 22. Anticipo solamente che sì, vedrete che sono sul 19, che spiego cose della mappa, dell'ampliamento eccetera, ma me l'ha messa in game per mostrarla. In realtà arriverà per il 22. E detto questo, ovviamente mettetevi la sveglia, l'allarme, quello che volete, per andare a vedere appunto il video dopo, che tanto durerà una decina di minuti scarsi, neanche. Quindi intro e poi vi spiego le novità e le tecniche anche che ci sono dietro, nuove, interessanti, e insomma ne parliamo dopo. Proseguendo con il nostro itinerario, direi di partire subito dai video che vi ho proposto, perché così mi aggancio al discorso Farming Simulator 22. E quindi dall'ultima mappa Italia, in cui un po' sono andato avanti col terzista, diciamo, ecco, e un po' ho distrutto la casetta, quello per l'ampliamento della masseria azzurra. Pomeriggio, ripeto, vedremo qualcos'altro. Allora, poi si è visto la serie Top 10 per gli autoveicoli, quindi le macchine banalmente, e per i nastri e company l'ho intitolato, quindi nastri e comunque qualsiasi cosa che è nella categoria Belt System. L'Ellerbach non può mancare, e questa settimana c'è stata anche l'Osina, quindi eravamo in terre Est Europa. Ma il video importante di Farming Simulator 22 è quello uscito sul crossplay. Crossplay sinteticamente significa che si potrà giocare fra PC e console. Ci saranno delle limitazioni riguardo gli slot, riguardo a determinate cose, riguardo a quanti giocatori potranno unirsi, se la partita è fatta da uno col PC o meno, se è uno con la console che la tiene, diciamo, questa partita. Ma uno può anche sempre ovviamente comprarsi un server, e fra l'altro anche qua vi ricordo, come al solito, essendo partner Nitrado, potete chiedermi informazioni. Ovviamente non ci sono ancora disponibili server per il 22, arriveranno in prossimità dell'uscita, quindi ci siamo insomma lì. Però se avete già dubbi o curiosità, contattatemi e chiedetemi, che vi do informazioni. Ne ho già parlato sulla serie. Un server cosa significa? Che ognuno praticamente può e entrare sempre nella stessa partita, anche se l'altro non l'avvia, perché il server è un terzo estraneo, diciamo, che vi tiene sempre una partita aperta. Quindi siete in due, uno gioca la mattina, trova aperto, entra, uno gioca il pomeriggio, trova comunque sempre la stessa partita. Dopo sì, in realtà non vi trovate mai, però il senso è che e comunque se uno vuole andare avanti con i lavori, la partita è sempre su, diciamo, è sempre on. Chiamatela e pensatela come volete. Tra l'altro sono sempre on anche i lampeggianti, che dimentico costantemente. Capita anche a tanti, so, nella vita reale, quindi non mi scandalizzo, dai. Ecco, quindi questo quanto è per il discorso crossplay. Velocemente parliamo anche un attimo delle ultime schede tecniche che abbiamo visto. C'è stata praticamente la giornata dedicata allo Zetor, perché ha mostrato il Forterra, il Major e il Proxima, quindi tre Zetor differenti con tre attaccate differenti, quindi la Crone Squadron,
poi la Massey Ferguson, l'imballatrice piccola che avevamo già visto più e più volte adesso, che fa ballette quadre, e Rudolph, il rimorchio praticamente, questo è timonato, non mi ricordo se si era visto rallato nei gameplay, adesso non mi ricordo. Comunque Rudolph si sa che c'è dentro come marchio nuovo, c'era anche su Farming 19 ovviamente come mod, lo avevo anche sull'Ellerback per dire, poi l'ho venduto, tanto per dire. E quindi tre accoppiate interessanti, a tanti non è interessato nulla dello Zetor, volevano altro, è vero, però vedetela in positivo, hanno fatto vedere sti Zetor, basta, poi non ve li faranno vedere più e mostreranno probabilmente altri marchi. E la cosa che a me è parsa interessante, anche se ok, più o meno si era già vista, è una cosa un po' vecchia, ma a me sapete che cose vecchie qua vintage piacciono, la top liner, quindi la Deutz Fahr top liner 4090 KTS, con tanto della sua testa da 6 metri se non erro, sì, una trebbia praticamente, quindi sarà sicuramente secondo me la trebbia iniziale, come lo è stata, non so, la TX in quasi tutte le partite di default, che tanti sono sempre lì che chiedono ma che mezzi ti danno nella mappa di default, ma sì, cosa volete che sia, ve ne danno alcuni. Ho sempre pensato che non sia una cosa importante, perché tanto uno entra o li vende tutti, si compra quello che vuole, e sia con i soldi corretti diciamo, o sia tra virgolette che cheata un po' e si mette un milione, e quindi i mezzi di default alla fine quelli sono, ma è una proposta che vi fanno, e dopo se uno non li vuole appunto li butta via. E quindi queste le schedine tecniche, come amo chiamarle per evitare strane diciture, appunto uscite venerdì, ve l'ho messe ovviamente su Instagram, sui post di YouTube, ma c'è sempre il blog della Giants che continuano ad aggiornarlo, fra l'altro non ne fa mai uno nuovo, sono partiti che c'erano le prime 4, poi hanno aggiunto altre 4 e avanti, quindi è lo stesso blog che continua ad aggiornarsi data per data, quindi vedete, non so, venerdì 10 settembre, poi venerdì appunto, venerdì 17 hanno buttato fuori tutti quelli lì, forse hanno buttato fuori gli Zetor di venerdì 17 perché magari sono scaramantici, non lo so, dai, a parte gli scherzi, questo è quanto. E quindi le news per Farming sono queste, e un'altra news che volevo dirvi, che magari in tutti non sanno, se andate sulla pagina Games, cioè Farming Simulator, c'è la schedina mods che uno magari guarda spessissimo, ma un po' prima, la seconda sarebbe Games, e sotto ci sono un sacco di marchi che ogni volta che aggiungono una schedina aggiungono anche un po' di marchi. Ad esempio, non hanno fatto la scheda ma la faranno sicuramente, hanno aggiunto Alpego, e Alpego si propone con praticamente solamente due attrezzi, un erpice rotante e un erpice a dischi, il Maratona MG300 e il Rotodent RMAX 300, quindi purtroppo è così, altrimenti ci sarebbe anche coming soon, quindi se vedete quello significa che stiamo aspettando altro, come la Doiz, purtroppo c'è la trebbia, la testa ovviamente, e se non erro il carrellino forse sì, ecco, e non c'è un coming soon, quindi probabilmente di Doiz ci sarà solo quello. Allora, nel bene e nel male, se c'è solo quello, probabilmente ci sarà qualcos'altro di nuovo, si spera. Dopo ci sono varie riconferme, dopo comunque abbiamo visto, ad esempio, l'abbiamo già visto e sentito però il McCormick, ma ad esempio lì c'è un coming soon, quindi ne arriverà un altro, e avanti, quindi tenete sott'occhio, sotto mano, anche quelle schedine lì a far bene. Quindi chiuso argomento 22. Discorso video, appunto, ho detto cosa è uscito, e ribadisco per chi è interessato, e lo faccio sia perché è stato chiesto gli abbonati, sia anche perché per spiegare le cose appunto ci vuole tempo, per fare i video in una certa maniera ci vuole tempo e devo ammortizzare il tempo, quindi l'ho lasciato appunto questi video per gli abbonati appunto, e parlo dei video di Blender. Sarà un corso tratto da un corso che seguo, quindi vedrete che insomma cercherò di essere veloce, il primo mese ho già detto porterò un video a settimana per arrivare a conoscere bene l'ambiente, poi si partirà con uno penso ogni 15 giorni per riuscire a
smanettare, fare qualcosa, e credetemi che arriverete anche voi a padroneggiare il programma e riuscire a creare i vostri modelli 3D. Per intanto è tutto impostato sulla parte modellazione. Non arriverò per il momento all'in-game e quelle cose lì perché non le so ancora, e anche la texturizzazione per me ora, al momento, insomma, è un po' una cosa, come dire, sconosciuta, però diciamo che si è a un buon punto una volta che almeno si riesce a modellare. Penso che sia un cruccio di tanti magari che hanno sempre pensato vorrei anch'io provare a fare eccetera, e allora sapete come opero nei video di farming, quindi potete anche immaginare con che serietà e vi porto anche tutta quella parte lì di Blender appunto. E pian pianino vi spoilererò anche i miei progetti, intanto sono praticamente un paio, vedremo dove mi porteranno, insomma vabbè, intanto è così. Arrivati a questo punto vorrei anche ovviamente come al solito passare ai commenti per far due chiacchiere con voi. Saluto e ringrazio BlueJeans che faccia un'ico buona domenica, ovviamente buona domenica anche a tutti, purtroppo dopo rispondo dopo tanti giorni, ovviamente giorno prima della domenica, dopo è un po' tardi, però il mio buona domenica c'è sempre nel video ed è lì che parte insomma. Poi Luca Invernizzi fa ovviamente sempre grazie Nico, in più ha sfruttato anche l'emoji e fa almeno così sfrutto ste emoji. Comunque era ora che inserissero il Versatile, visto che ormai è di proprietà quasi dell'80% delle azioni e non a caso hanno fatto l'attaccata con appunto Ross Selmash. Sempre faccio fatica a pronunciarlo. Comunque grazie Luca, del grazie insomma, e anche grazie insomma che mi hai spiegato sta cosa che in realtà non la sapevo, pensavo fossero due cose, come dire, distinte e distanti. Saluto e ringrazio Fabiaccio che fa: ciao Nico, se Giants vuole realizzare un prodotto sempre più rispondente alle richieste degli utenti non può non guardare ai modder. È vero, in realtà quando ho risposto al commento mi sembrava di aver capito un po' diversamente, però si sì, guardano i modder ovviamente perché hanno visto che le produzioni hanno spopolato, ovviamente hanno un po' tra virgolette diciamo preso e scoppiazzato, hanno fatto bene. A volte però vanno anche un po', non dico contro i modder, ma quasi perché ci sono tante di quelle limitazioni che secondo me hanno gettato una strada volendo portare modelli sì leggeri per le console, ma è un po' un limitare secondo me la qualità visiva di certi modelli. Dopo certi ovviamente arrivano a fare modelli che non ci si accorge, insomma, che sono tra virgolette alleggeriti e sono comunque belli anche su PC, però insomma, non sono i tempi di farmi 13, ecco, per capirci. Poi Fabiaccio, non solo, anche per il gameplay in generale, faccio sempre la battuta sul fatto che fai scuola, non è poi più di tanto una battuta, il modo in cui giochi tu valorizza farming e secondo me dà spunti per sviluppi futuri e up the irons per gli iron, quello poco ma sicuro. E per i miei spunti spero sempre, sì, io cerco sempre di valorizzare il gioco, spero sempre di dar proprio idea anche di, senza ovviamente, come dire, presunzione, spero sempre di portare qualcosa che sia valido, bello da vedere, che resti anche nel tempo e che possa essere anche un'idea da vedere il Nico e dire: ah, ma sì, dai, che lo faccio anch'io così, lo faccio là, anch'io scarico quella mod lì, anch'io faccio sta combo. Insomma, cerco di dar delle idee. Insomma, dopo ognuno ovviamente fa quello che vuole, ci mancherebbe, voglio dire, quello è poco ma sicuro. Fabio Serafini, con avrei fatto più chilometri con l'escavatore con il tuo trattore? Eh sì, perché sono sceso, d'altronde la realtà è questa. Alle volte sentivo un video di un famoso oratore che diceva: tutti vogliono le cose subito, in fretta, sui video, eccetera, e non sono più abituati a capire che la vita è fatta anche di cose a volte anche noiose. Dovevo fare quel passaggio con l'escavatore, farmi 300 metri con l'escavatore, l'ho fatti perché andava fatto, è inutile andare lì sulla ferrovia e spaccarsi tutto. Infatti, però, Fabio Serafini mi fa: ricordati che me l'ho scordato, ci sono anche quelle assi di North Modding Company che potrebbero tornarti utili. Magari per riportarvi al pro play, se funzionano lo farò sicuramente, quindi grazie. Poi fa ottimo lavoro e bravo Nico, grazie mille. Andrea Buttani fa: ciao Nico, un grazie a te per i contenuti che porti, la qualità che metti in tutto ciò. Poveri joystick che insomma hai messo a dura prova, ma sì, ormai hanno finito il rodaggio da anni, uno c'ho dal 2013, l'altro dal 2016 credo, quindi li ho presi sfasati, ma sono ancora sani. E anche lui fa: non serve un video dedicato per le schede tecniche, basta insomma anche nominarle nei video, vederle su Instagram e sui post di YouTube. E anche lui ovviamente si è accorto delle bombole del gas,
del BCA, però finché non trovo qualcosa di certo io non mi esprimo. Saluto e ringrazio Dani Farmer che è arrivato, sempre se è arrivato l'ultimo, ma c'è sempre, e i commenti finalmente spariscono meno, anzi non dovrei neanche dirlo perché sennò me la gufo. Mi fa che anche stavolta tanti lavori, e che il nonno Nixo agli scavatori ovviamente è un connubio inseparabile. E però, caro Dani, come hai visto, goccia fa la malattia di Massey Ferguson. Quindi devi essere contento e felice che li sto usando più di una volta. Concludo con Michele Damian che mi fa: ciao nonno, secondo me i post bastano e avanzano appunto per le schedine tecniche, in quanto rischierebbero di diventare ridondanti. E fa: comunque questa serie mi sta veramente piacendo, la considero allo stesso livello dell'Ellerback per il gameplay e le diverse idee che porti nei video. Peccato che appunto nel 22 non ci saranno subito tutte queste mod da usare per portarla avanti, ma risolveremo. Intanto ti ringrazio, mi fa piacere che hai, veramente tanto piacere che hai, come dire, paragonato le due serie, perché sono importanti entrambe, tutte e due proprio, per i vari motivi. E mi fa piacere perché ci sono anche gli spin-off, ok, sono pensati anche quelli, però è più qualcosa di dai, ho voglia di far questo, lo faccio. Queste serie invece sul lungo periodo hanno veramente proprio un qualcosa di strutturato, ecco. Comunque fa veramente tanto piacere. Quindi a questo punto, augurandovi ovviamente buona domenica e ricordandovi l'appuntamento delle ore 2, saluto iscritti e anche quelli che hanno commentato, che sono diventati commentatori di successo secondo YouTube per via dei tanti commenti: Lorenzo De Mario, poi chi vedo qua, Gere2010FS, Gianmarco appunto, Matteo Caggioni, Pietro e basta. Detto questo, ovviamente ripeto nuovamente i saluti e ci vediamo più tardi e anche la prossima settimana. Ciao a tutti ragazzi, ovviamente per i bravi.